Vediamo adesso se vado online. Magari c'è un delay solito. Guarda, vorrei saltare l'annuncio, vedere se mi riesco a vedere, vedere se mi riesco a vedere. Beh, qua c'è una notifica. Ciao ragazzi, io riesco a vedermi, come va? Benvenuti! Aspettiamo ancora magari qualche minutino, se arriva qualcun altro, così salutiamo tutti per bene. Intanto non ho salutato prima a scrittura e il Matador. Ciao! Bentornato, ci siamo visti altre volte, voglia. Guardate che cazzo di cambio di setting rispetto alla claustrofobia. Ce la posso fare? Claustrofobia del primo. Sì, questo qua sì. Io tra l'altro, ragazzi, spesse volte io in casa sto veramente con la cuffia. Magari guarda, c'è t-shirt, però così. Così, ma è un po' che anno, insomma, sono un po' free per i fatti miei. Ah, grazie l'interesse, Ale. Grazie, sta migliorando, sapete? Aveva ragione l'ortopedico che mi aveva detto: guarda, non ti preoccupare, non è niente di cronico. Poi passa da solo in una decina di giorni. Grazie. Sounds of Anarchy, Fabio. Appena si avvicina verso season finale, come al mio solito recupero. Tanto racconto così un po' di cazzi miei, intanto che aspettiamo di partire. Secondino, dai, un po' di pazienza. Ciao, Marathon! Che tono totalmente diverso che è, wow! Ciao Yambu! Grazie Yamba! Grazie per l'idiota, non c'è problema! Scommetto che tu dall'alto del tuo 1987 ne sai, eh? Vabbè, non c'è problema, accetto il commento. Sei venuto qua a seguire Grimrock? Probabilmente non trovi tanta gente nel settore che ne sa come me, ma tu fai pure un po' come cazzo ti pare, non c'è problema. Giuro che non me la prendo. Che bello sto tema! Allora ragazzi, benvenuto a tutti quanti per questo live di Legend of Grimrock, che è il seguito che aspettavo assai, è uno dei giochi che più aspettavo quest'anno. Perché il primo del 2012 mi era piaciuto un botto. Non so se lo conoscete già, era praticamente un titolo che riportava in auge il dungeon crawler, proprio quello veramente old school, no? Con i dungeon master, Eye of Beholder, quelle cose lì. Ultima Underworld. E insomma, è riuscito a catturare proprio quello spirito lì, un po' attualizzandolo, ed è venuto una bomba. Tra l'altro sono Almost Human, è un team. Ciao Regfield, benvenuto. Almost Human, no, un team di 4 persone che si era formato poco prima di un anno. Di un anno prima dell'uscita del gioco, cazzo, ha fatto tutto, engine proprietario, game design e tutto, ha fatto una bomba. Io, a me, Legend of Grimrock, che ho dato 30 ore, ed erano 30 ore densissime, un sacco di gran level design, bilanciamento, feature, mostri, magie, tanta roba. Sì, io lo giocai, poi era carino, insomma. Sì, molto, il primo è stato veramente uno dei miei giochi preferiti del 2012. Col permesso di Yambu, eh. Posso continuare, Yambu? Ci stai dentro? Ok, se no guarda, la porta è quella. Mi spiace, ma stasera sono in servizio io. Ciao Vasco! Ciao Mauro! Dicevo, è un gioco che va a casellone, un gioco di dungeon, non più adesso con Grimrock 2. E in cui sono bisogna gestire un party e sopravvivere. Se hanno pochi hint, tu devi sopravvivere a queste sfide ambientali, insomma, trovare un senso alla storia e tutto quanto. Si scopre assieme, un po' quasi un Dark Souls, diciamo. E tra l'altro, io mi ricordo che è stata un'esperienza troppo bella. L'ho messo ad hard e si può scegliere se usare l'automapping o meno, perché in onore al suo spirito old school, nel file che scarica il gioco dentro il PC, no? Via Steam. Non hai italiano purtroppo, Mauro. Bella domanda, non c'è italiano al momento. Mi spiace. Sapete che non ricordo se prima era già così, mi sembra di sì comunque. Quindi non c'è solo inglese. È solo inglese. Addirittura se uno c'ha il pallino per lo svedese e il tedesco, non ci sono. Dicevo, e volendo, uno si stampa anche una mappetta. C'è proprio una cosa quadrettoni, griffata Legend of Grimrock, c'è il PDF, si può stampare.
E uno si fa la mappa come se si usava una volta, ragazzi, tipo fine anni 80. Io il Dungeon Master lo giocavo quando ero piccolo piccolo, nel 87 su Atari ST. Amiga, vaffanculo. E così. Ciao! Ciao Paminox! E niente, quindi c'è anche volendo quella componente lì. Volendo si può, New Game facciamo. Poi ci sono, innanzitutto hard. Oltre all'hard non va al momento. Create characters per forza, perché non si possono importarci. Ciao Groppa! Ciao Darkares, benvenuto. Ciao Manux, benvenuti ragazzi. E dicevo, a proposito dell'esperienza proprio che mi aveva. Non era solo tipo, perché ci vogliono anche un po' di riflessi per schivare le cose, per colpire il momento giusto, abbassare le porte, attivare certi meccanismi, certi puzzle ambientali con la giusta velocità. Poi il ragionamento tantissimo a livello di puzzle, level design ha fatto delle cose molto molto belle. E poi anche un gioco che ti tempra, ti strenua. Quindi mi aveva richiesto. Sai che non lo so, adesso lo scopriamo assieme. Arriviamo, ci arriviamo. E quindi mi aveva ammazzato trasversalmente. Mi aveva ridotto praticamente, non sto scherzando, come ho twittato con una fotografia poco fa. Se avete interesse, andate su. Ciao, andate su Twitter, chiocciolina Teocrazia, e provate un po' a vedere, movimentiamo un po' sempre sto hashtag, lo retweetate se vi piace, se non vi piace, boh. Vedete voi, chioccio Teocrazia con la K e vedete un po' se vi piace così l'ideina che ho avuto. Perché quello è il mio stato d'animo, mi sentivo proprio. A volte proprio al limite della sanità mentale. Giochiamo. Allora, livello hard. Per forza perché, vedete, io subito sbavavo per importare i miei personaggi, ma dice soltanto per i dungeon creati dagli utenti. Perché adesso il gioco viene lanciato con l'editor. Questo è molto figo sto fatto. L'editor invece per il primo abbiamo dovuto aspettare qualche mese. Araton, guarda, io lo sto iniziando adesso. Perché non ho. Questa è una copia normale che mi è stata regalata dal buon Tagliaferri, che è anche quello che si occuperà della recensione. E secondo me non è in mano migliore, cioè proprio bravo Simone, grande cultore. Let's play, Fabius. Old school mode. E qui ve lo gioco l'automapping, che se altrimenti perdi l'orientamento non riesco a stare a scrivere, sono troppo disordinato. E non si può cambiare questa scelta, vedete com'è un gioco molto intransigente. Iron Man Mode, questa è carina, cos'è? Soltanto nei cristalli, anziché il bla bla bla, facciamo normale, via, facciamo hard così. Ok, si inizia ragazzi, dai, poi il resto lo spieghiamo a strada facendo. Ciao Simone, benvenuto. Cioè, veramente gioco che totale. E mi ha proprio spossato in quella maniera lì, cioè io fisicamente, psicologicamente, a livello intellettivo. Ciao gamer, benvenuto. Questo è un gioco per te, Old. L'ho solo provato. Pirati ormai sono di moda, da un bel po'. Certo che puoi chiedermi un'amicizia su PSN, figuriamoci. Fatti i soldi io. Crash. Di sfiga. E dicevo, quindi una copia che si è sbloccata alle 7 di stasera. Io solo ho cercato che funzionasse, non mi crashasse, riuscissi a streamare, scegliere la risoluzione, solo questo. Quindi lo scopriamo tutto assieme, ragazzi. Sarà una blind run, per citare un grande De Sangre, un termine che viene dalla sua cultura di cose, Dark Souls. Sentitelo crescere, ragazzi. Ma che bello! Perché l'ho skippata velocemente? Wow.
Wow, ci siamo. Bello, bello. Ma aspettavo. Eccoci qua, questo è il gioco. Adesso ci metto tutti di merda, magari chi non lo conosce. Questo me lo sono già anticipato, no? Vabbè, vedete, si clicca così, ti giri. Vai a caselle. Fa non male l'albero. Cioè, ma scusate, l'albero, il mare. Lì abbiamo crashato. Non capisco perché, cioè, comunque siamo già in gara. Ciao, Fakiea, benvenuto. Ok, quindi qua tiravo un mazzotto. Ok. Sembra, cazzo, sembra che proceda più velocemente. Si, ci si muove, vedete, a caselle. Come Dungeon Crawler Old School. Tra l'altro così, non me ne fotto un cazzo, ma insomma, qualcosa devo pur dire, eh. Allora, dicevo, questa cos'è? Un Hornet Fruit. Dicevo, che Dungeon Master è stato uno dei giochi che io reputo un capolavoro, quei giochi 10-10, secco. Come Half-Life 1, come Street Fighter 2, come Shenmue 2 e pochi altri giochi nella storia che ho giocato io che non ho giocati a strafottere. Non per fare capire che sono saputo, ma per far capire che è un termine che uso raramente. Ma veramente, 10-10 capolavoro proprio shibaboom. Quindi un titolo che ne ha ripreso l'eredità, smussandolo, eccetera, moderna, wow. Ciao, benvenuti. Anche cazzo il primo Doom, ragazzi. Benissimo, siamo qua su quest'isola. Vediamo un po'. Questa è la mappetta. Se no, altrimenti c'è l'auto A, c'è l'automap. Io non l'ho usata e non lo uso. L'automap, cioè la mappa manuale, scusate. Questo diario colpi, ok. Passiamo un attimo. Qua sono dei vestiti. Beh, caro, indossali, cioè il Minotauro. Io mi ricordo che nel primo avevo una lucertola, una tipa che si chiama Lucrezia. Che ai tempi poi guardavo Spartacus, quindi era come la padrona di Lucrezia. Un Minotauro. Questo è nuovo, sto barbuto. Chi è? Human Wizard. Fatto così è nuovo. Poi abbiamo, cos'è questo? Uno scavenger. Alchemist. Alchemist credo che sia una nuova classe. Ciao Pendergast, benvenuto. The best, the best. Poi, questa qua la mangiamo, ragazzi. Si mangiava così? Sì. Vediamo come stanno gli altri, poverini. Guardate la sagoma da donna. Ciao Ergut, buonasera. Così, andiamo avanti un attimo, eh? Scusate. Qui un sassolino. No? Sì, lo posso prendere, lo metto la manina a questo qua, anzi, mettiamolo al Minotauro, via. Minotauro che classe è? Barbarian. Metal. Metal anche a te. Non faccio troppe volte il metal che poi sembra più uno scotto. O anche di peggio, insomma. Dai, ho fatto un passo avanti tecnicamente. Qua vedete, volendo, io potete orientare lo sguardo come nel primo, col tasto destro del mouse. Però ci si muove a caselle. Si gira, ci si gira. Toc, toc. In acqua si può andare, eh? Ok, chiaramente non fino a un certo punto. Cazzo, hanno fatto dei belli passi avanti. Poi veramente il setting totalmente diverso rispetto all'uno, che era tutto dungeon. L'uno veramente, ragazzi, se vi intriga un po' questa cosa, recuperatelo l'uno. È veramente bello, se trovano sputo. Recuperatelo, regalatelo, giocatelo. Adesso vediamo col 2. Coscetta di pollo. Il mago non credo che sia faccia nulla. Vediamo cos'è esattamente. Heavy weapon. Vabbè, allora a te. E a te diamo questo. Samantha ti chiamano. Ciao Cage. Ciao Gabriele, benvenuti ragazzi. Caruat, ciao. Grazie, spero. Però sono anche un po' uno stronzo, io nel senso, io sono uno che si offende subito. Un po' così a volte, sono un po' permaloso, un po' testa di cazzo. Quindi insomma, piacevole fino a un certo punto, credo. Allora, qua mistero, vogliamo uccidere questi poveri... Vedete, poi chiaramente... A seconda delle stats, non posso, anche col barbaro minotaurico, non posso tirare subito un altro swing. Ci sono delle stats da rispettare. Proprio RPG-esco. Ma poi proprio, nel vero senso della parola, perché le stats, le abilità eccetera, determinano quello che tu puoi concretamente fare. Io ragazzi mi sa che ho già finito l'opzione per andare avanti. Opla. Qui un tronco da esaminare. Non c'è niente.
questa cosa. Cos'è che è sta cosa? Niente, non si clicca. Che addirittura le erbe così su, ma qui non posso andare come se fosse un muro. Tra l'altro è classico, avete presente, no? Il cliché, no? Del dungeon che magari tocchi qualcosa, una pietra per sbaglio, Indiana Jones si apre una porta finalmente. È questo. Il suono DNA è appunto quello di Dungeon Master, quello di Eye of Beholder, che credo di pronunciarlo a merda come tutte le cose inglesi. Qui intanto veramente ho già finito dove andare. Le opzioni. Ciao Tonino, benvenuto. Bravissimo Matador, odore di floppy disk. Io appunto, come avevo detto, l'avevo giocato su Atari ST, sopra cui uscì prima, quindi era un'esclusiva temporale. Ah, come godevo rispetto agli amighisti. Qua, questo niente. Andiamo di qua. Ma tipo sei meno. Posso romperle allora? Oh, guarda che bello, abbiamo scoperto una cosa assieme. È tutto l'esperienza, ma. Niente, questi li manco, poveri granchietti. E qua. Non si va. Allora, vediamo un attimo. Un fuoco? Sai, non me lo ricordo, Isca. Ci sono le magie comunque, tipo. Del mago, che fanno luce e fanno altre cose. Non me lo ricordo questo. Qua veramente. Stats, strength, skill. Ciao Super Bazinga, benvenuto. Possibile che io abbia già finito opzioni. Ragazzi, suggeritemi subito, via. Se potete. Se avete opzioni, idee. Sentite la musica. Tanto continuo a tagliare erbacce, sembra Zelda, sembra un. Lavoro sull'erbace. Niente. Qui non c'è nessun meccanismo. Ciao Lozzonaro! Popla. Vediamo se mi dimentico qualcosa di vero di controlli. Che key config. Tornerà. Si può dormire chiaramente come nei classici del genere. No, c'ho tutto. Ah, quindi se faccio così. Ok, c'è lo shortcut così sono più tranquillo. Oh, mi ha trovato la stradina. Scusate ragazzi, ma. Spero di non andare così tutto il tempo. Cos'è questa cosina? Guarda. Cosa abbiamo dato? È una Heatherweed. Mostri! Galapagos! Gojira! Aspettate un attimo, aspettate. È il verso del Minotauro che soffre lo stesso del primo. Dai una sassata, stronza. Oh, i particellari mi sa che sono migliorati. Ripeti, oh, cosa ho sbloccato? Adesso vediamo, Diamolo a lui perché chiaramente influenza anche il peso, no? Non tutti sono. Vediamo, torto stick. Ah, vedi, questa è fantastica questa cosa. Abbiamo sbloccato subito delle belle bistecchine di cosa? Di. Tartaruga. Ah, grazie, grazie del consiglio postumo, Simone, grazie. Temine manina. Sì, certo, ti leggo, ciao Simone. Ciao Regfil. Poverina la tartaruga, sembra. Qua potremmo fare un collegamento con Cannibal Holocaust, tutte le polemiche, e poi il. Così. Di chi si ricorda queste cose? Il Mondo Movie, Luca Barbareschi. Le finte anche. Quella, la cosa delle violenze sugli animali non è una schifezza. Donato, come si è Deodato, come cazzo si chiama il regista? Vai a cagare. Il fatto della finzione che fosse forse vero, che hanno finto che il cast. Vedete, è un gioco di meccanismi. Ma cazzo, ma che bella la struttura, ragazzi. Un'aggressiva! Un'aggressiva! E tipo gli assassate! Ma no, un'altra! Minchia, c'era un'altra, ragazzi, scusate, c'era un'altra. Mancata pure, cazzo! Le manco sempre. Ragazzi, qua è game over subito.
Vedete, guarda che... Oh! Scusate, voglio recuperare tanto stick. Via, via, via. Aspetta, il sassolino così anche il mio alchemy ti può tirare una sassata... Oh, cazzo, il sasso? Vabbè, aspettate. Il mordi e fuggi da pezzente è una delle tattiche più diffuse. Ok, sasso l'avevo preso. Ah, guarda, c'è anche... Mancata. Vedete, bisogna anche bilanciare il fatto che c'è cooldown, tra virgolette. Bisogna aspettare. Secondo le proprie stats, dell'arma e tutto. Il proprio turno. Ragazzi, secondo me ci siamo meritati una buonissima... Sentite il rumore di mangiare. Ok, grazie del suggerimento, Ale. Tartar Warrior. Ciao, V doppio. Deodato, grazie della... Ciao Ivan, cazzo, grande. Grande slavo, lui è il mio amico slavo. Tartaruga Ninja, bellissimo doppio. Intanto scusate, ma il nostro team, il nostro party, credo che sia meritata una bella cena così, una McDonald's di... chiuditi però adesso, cara. Non riesco a raccogliere le cose. Oh, è un po' che non ci gioco, Il primo proprio lo finì e basta. Tra l'altro ero molto incuriosito dal lavoro della community. Però non ho mai provato nulla poi alla fine. Il granchietto, dicevamo, Lo clicco, vedete? Però si può fare. Nel nome di Barbareschi di Deodato. No, ho sprecato il sasso. Ho sprecato il sasso, ragazzi, mannaggia. Vabbè, andiamo avanti, via. Dicevo, io sono abituato almeno, poi non ho... Questo è un genere che magari... Un uovo? Turtle Egg. Oh, madonna. Leggiamo le caratteristiche specifiche. Mi si sapete che mi fa impressione adesso che ho ucciso i genitori. Mangia. Rumore è sempre quello di mela. O di patatine, se vogliamo, come nell'uno. Allora, chiudi sta cosa. Chiudi. Chiudi. Ok. Dicevo, cazzo, quando ho saputo che era all'aperto ero un po' eccitato. Excited. Ma anche un po' dicevo, meh. Oh, torce. Xkandar, arriva il fuoco, dai. Una torcia questa, cos'è? Vediamo. Dart, no? Allora ci va proprio con l'arco. Piglia, piglia tutto. Poi vediamo chi darlo. Ciao, Aistir. E dicevo, cazzo, l'ha aperto, non sa più la stessa cosa, bla bla bla. Invece sapete che... Minchia, affascinante. Veramente affascinante. Poi questi alberi un po' così, un po' pezzenti nel modello poligonale, a me piacciono molto, fanno molto Source Engine di Half-Life, che ha un'estetica ormai, cazzo, 10 anni che è in giro, eppure mi piace. Tanto qua, facciamo un po' di Zelda, così. Oh, è tutta esperienza, credo, quello è l'XP, no? Il numero che esce. Questo? No, questo niente, questa è una formazione con penetrazione. Andiamo avanti, sono troppo lento. Non lo so, ditemi voi, ragazzi, con quale passo seguire. C'ho una chiave. Cazzarola. Ok, intanto allora, spruzzo spraz. Cazzo sono. Oh, nuvole movimento, Bel tocco. Legno contro legno. Osso contro legno. Sai questo fatto qua, questo switch al volo fra mani? Non credo che... Eccolo qua, anche con C, me lo sono bindato. Non c'è nulla. Un altro uovo. Ragazzi, si mangia l'uovo. Oh, l'uovo di prima mattina, qua, appena prigionieri. Vedete qua, experience, quando si livella e poi si investiranno eventuali punti abilità. Tanto cerchiamo questa chiave, che altrimenti credo che non si possa andare avanti. Altre strade non ce ne sono, credo. Questo puzza tanto di... niente. Oh oh, ecco la chiave. Questo focarello? Ci faccio nulla? Ok. Resti umani. Dart. Fenner. Andiamo avanti. Così, perché sono, magari sono un po' tra virgolette completista nell'esplorazione. Magari dico, cazzo, la sensazione di dimenticare qualcosa, qualche zona un attimino aperta. Però andiamo avanti. Se no vi rompete il cazzo, mi tirate i maranci, come direbbe mia nonna pugliese. Ragazzo 87, che mi hai criticato prima, è nato l'idiota. Posso parlare di mia nonna ogni tanto?
Non ti va? Posso? Ok, vabbè, questo è ancora il tutorial. Qui non c'è nulla, credo, vedete. È un gioco anche di proprio di soffrire e grattarsi le cose. Oh, primi puzzle! Vediamo. Ok, uno chiude e uno apre. È un classico. Non posso andare di qua, non posso andare di là. Allora, vediamo un po'. Qua intanto dei vestiti. Donna, abbigliati, va. Cioè, così, però sotto nuda. Ciao Peppa Man. Scusate, occupatevi il chat. È vero, anche l'ombrellone. Grazie Iska. Lo so, però magari sono ancora più lento, vi rompete il cazzo, ragazzi, che non è molto tra guardate televisivo come gioco, però è bello. A me piace e spero di trasmettere un po' della mia passione che magari vi incuriosisce, non lo so. Magari poi ve lo recuperate. Anche già a partire dal primo. Ciao Spugna! Sì. Un gioco un po' più rilassante dopo. Allora, ragioniamo un attimo. Secondo me se un classico è. Come si lanciava? Cazzo, però devo rinunciare all'osso, ragazzi. No, piuttosto la stronza la lascio, dai. Usiamo il sasso, un classico col sasso, via. Mi spiace, caro mio. Questo cazzo è veramente, ragazzi, è tutto un viral delle tartarughe ninja. Perché prima c'erano le tartarughe assassine. Questo sembra mica sembra il maestro delle tartarughe, il topo, il cazzo. Vabbè, by the way. Maestro topo, mi spiace, rimarrai senza cose. Wow, vegetazione! Vediamo. Belli anche così in movimento. Lì sono i cristalli. Ancora cannibale holocaust. Bello qua. Quelli sono i cristalli per salvare e ti ripristano l'energia. Almeno così nell'uno. Anche ad Ard. Qua qualcosa da leggere, credo. Prima però voglio sistemare con la tartaruga. Scusate ragazzi, cerco l'approccio. Poi è molto bello, sapete cosa? Che siccome si muovono, vedete, di casella in casella, però è una grafica moderna, quando, in mostri meglio animati, questo no, uno grosso che era testimonial, tra virgolette, primo sì, molto spesso sembrano modellini a passo 1. Ma come cazzo carica, oh? Suka! Anche questo è un effetto sonoro riciclato, mi sa, Da primo. Ma ti vogliamo bene lo stesso, Most Human, siete in 4, mannaggia. O almeno, così avete i tempi dell'uno, magari avete tanti soldi. Siete peggio di Ubisoft, Shanghai, Montreal, Paris, Milan, messi assieme. 900 persone, 900. 2200 persone per sto gioco. Bistecche per tutti. Opla. Opla. Kiss of Life, ah sì, Touch the Wounds, e bla bla bla, sì, ok. Ah, è vero, si può anche resuscitare la gente. Però, aspetto. Un attimo, voglio prima ispezionare, cioè, tipo... Sentendo questa, così, questa prugna. Questo fico di India. Oh, cazzo, ispira, eh. Tanto, scusate, questo vascello è una Lost Quest. Questo vuole un'offerta. Guarda, vediamo. Ti do questo. Ok, l'oggetto non cade nella mano del tipo. E cazzo, ma poverina lei. Scusa, scusa, no, scusa. Ti do questo? Ok. Tu è proprio una cosa tua, vuoi, Sei schizzinoso. Qualcosa da leggere, se magari è una filastrocca, qualcosa. È bello, è anche un gioco in cui è interessante leggere, secondo me. Ah sì, qua ci sono delle cose da leggere. Adesso, ragazzi, esploriamo tutto. Qua qualcosa da toccare? Non vi acchiappa un po'? Magari qualcuno che è piccolino, quei tempi non li ha vissuti. Qua abbiamo una bolla papale. Come si legge? Tasto destro no? Proviamo così allora. Leather. Caro visitatore, benvenuto nella mia isola. Spero che il tuo viaggio sia stato non troppo detrimentale per la tua salute. Penso che tu troverai quest'isola la più bella, più fantastica. Perilous magari un po' all'antica, cioè pericoloso, dangerous, no? Credo. I don't have high hopes about your survival. Non ho grandi così speranze sulla tua sopravvivenza, ma forse mi puoi dimostrare il contrario, che ho torto. Cazzo. Qua dice, state a corto prima che cala la notte, meglio che ti metti così. Una Zine Standard, quella di Dark Souls. Lunga 7 metri per 7 a tutti i personaggi. E poi la pyromanzia. Ci ha spiegato questo.
Sto giocando con la mappa automatica, gioia, che mi chiede Ivan, sto giocando, ho sperato di fatto la mappa e preferisco così, quella automatica comunque guardo ogni tanto, cioè al momento ancora mi oriento. Dai, salviamo, via. Game saved. Oh, qua c'è qualcosina. Uno scroll. Fireburst, finalmente la mia donzella. Vediamo come si usava, non mi ricordo. Ah, che figata la magia vedete che va formulata. Ok, come cazzo si faceva? Sapete, raga? Ok, ma com'era il tab della magia? Sapete che non ricordo? Era bello sto fatto comunque che devi formulare al momento la magia, l'incantesimo. La notte di zombie. E Matador dice un rotto di carta igienica perché la posa è tipica di chi si vede la sofferenza nel volto di carta igienica. Sì, credo proprio di sì, che più avanti cambieranno le ambientazioni, Ale. Carta igienica antica. Come cazzo si lanciava gli incantesimi, raga? Scusate, opzione un attimo, riguardo i controlli. Figa, mi piace. È una figata allucinante. Kegon Fig, Move Strafe, Rest, Show Map. Si può anche dormire, come dicevo. Cutter Sheet con due cose, come il Fact Sheet, non Sheet come la mia. Come cazzo si spellavano le cose? Porco Giuda. Ciao! Tasto adesso sulla manina del mago? Tira una manata. Vabbè, poi vediamo comunque un attimino. Questo si è spento perché l'abbiamo usato. La bacchetta, dice Ergus. No! E poi è carino che è mnemonico. Cioè, tu devi la scagliare in realtà. Come cazzo si faceva? Oh. Ma stiamo scherzando? Ah, ok, Require Fire Magic 1. Magari devo aspettare di livellare, via. Ciao, Beautiful Tom. Bellissimo nome che rimanda una bella serie. A cui ho voluto bene. Oddio, c'era solo il primo in realtà su GameCube. Oh, coltelli. Throwing Knife. Ridiamo a lui, dai, che siamo un attimo. Raga, ma sbaglio o sta diventando notte? Questi ti piacciono, frate? No. La prima tipa, mago... Ivan, guarda. Ah, no, Human Fighter, sono un coglione. Sono un povero coglione, scusate, sono un povero coglione. Eccola qua. Scusa, hai perfettamente ragione, caro. Grazie dell'aiuto, anzi. Che mi hai fatto ricordare, perché insomma, sono passati 2 anni, io... In 2 anni faccio tante cose, soprattutto scordo tante cose. Oh, la nostra amica, grazie Ivan. Vedete? Con la pra... Volendo, niente ci impedisce, questo è veramente old school e molto ruolistico, di prendere e provare a improvvisare combinazioni. Magari la trovi anche una combinazione nuova e la scopri da solo. Il problema è che, insomma, ti consuma mana. Magari io ho pochissima mana adesso come cosa. Proviamo questi. Capito, magari ho pochissima mana, adesso devo aspettare un po'. Poi continuiamo per bene, ragazzi, scusate, ma... Mettermi così. Allora. Mangia. Tu, gioia. Experience. Bisogna arrivare a 1000, voglio. Quando mi livella sto mago, sei ciao. Allora. Intanto chiudiamo sta tab. Opla. Anche questi effetti sonori sono quelli del primo. Per me non è un problema, descrivo e basta, descrivo quello che so. Oh, guarda che bello. Va pensiero. Stai se... Ciao, braccio, benvenuto. Stai senza pensieri. Qua intanto, scusate, dovevo fare un po' di sciacallaggio. Che lancio così. Oh, io c'ho hype per la notte, ragazzi. Ma guardate, te Lombardia, bel nick.
E guarda, io ho un PCI Hand, prima ho visto con Fraps velocemente, ma dove al tabai non vuole fare disastri. Manderà a 120 fisso, che c'ho un monitor 120 Hz anche. Credo che comunque i requisiti siano tutto sommato, guarda. Te lo vado a vedere. Guarda, scrolla un po' qua, caro, e lo trovi. Trovi i requisiti così ufficiali. Ok. Prevedisi tutta la notte. Lo so di te. Ice, Might and Magic Legacy non l'ho provato. Non c'è problema. Opla. X-Max The Spot. Cioè, la faccina X? Che è buio, ragazzi, quello è il problema, che io comincio a avere paura. È buio. Hype. Allora, X-Mark vuol dire fare una X, no? Diamo, non si può andare però, quindi lo ragioniamo un attimo. Queste ovviamente sono cose che ho già affrontato 50.000 volte in Grimlock, e devi riacquisire la logica. Suggerimenti, ragazzi, sono sempre benvenuti perché sono nell'interesse di tutti, non... Ah, che carino l'effetto luce che fa adesso. Non lo so, cioè. Bella domanda, sai? Palminox. Aesir, non credo, credo che sia più ampio. Mi chiede se è un overworld, non credo, però credo che sia più ampio del coso. Di Legend of Grimrock 1. Legend of Grimrock è fatta a piani, i piani del dungeon, no? E comunque i poteri. E il libro addirittura. No, non voglio spoilerare. Però potevi tornare tranquillamente nei piani. Qua intanto vedete almeno il gioco che ha memoria delle cose. Dai, rinuncio al sasso. Questo? Qualcosa? No. Sì, è un classico, vero? Grazie. No, Darkares, non posso creare le torce con i ramoscelli e i cosi. Credo che le torce sono proprio quelle che trovavi appese, proprio così, fisse. Magari poi una nuova feature da due, ma non credo. Senti questa musica un po' alla George Romero. Alla Dawn of the Dead 78. Tanto facciamo un giretto di qua. A me questo tipo non convince. Allora, tu aspetti qualcosa. Posso avere qualcosa che ti interessa? Leather. No. Vuoi la tartaruga? Forse lui voleva l'ovetto. Ce lo siamo bevuti noi. Dardo? No. Intanto no, questo. C'è un cazzo. Lo scrollo non serve più. Stanza. Ok. Cos'è sto rumore? Sì, no, certo, grazie. Ale, grazie del consiglio. Sì, era un classico quello, però aspettare un attimo prima. Sapete che è un po'. È un gioco anche di raccogliere. Aspetta, per separare i singoli oggetti così, con lo shift. È un gioco anche, sapete, di fare anche un po' così, ramazzare le stanze, eccetera. Prima di ridurmi così. Ma anche a questo, no? Very good, classico della X. Un cazzo. Ok, pause menu, instructions, ok. Cosa, no, cosa sei? No, adesso mi... Che cazzo sei io? Ah, questa non sa che... Vediamo, dopo lei... un attimo che mi piglio le armi, opla. Come miss? Pezzo d'un pesce! Dai, sai, fai la tua mossa, faccio io. Pezzo! Come miss? Sì, beh, ma sei proprio miss Italia, sei miss, 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 oh! Dai! Dai, zio!
Maledetto, mica scemo. Guarda che stronzo. Opa, critical. Maghetto. Oh, 74. Aia. Ce l'ho fatta. Vedete gli oggetti. L'oggetti che gli ho tirato. Devo prendere un po' di confidenza con l'interfaccia, raga, chiaramente. Scusatemi, ma non ho avuto occasioni poi. Neanche c'era una beta, mi sembra. Non l'ho giocata, insomma. Tutta una scoperta. At the moment. Tutto ripassare al momento. Tra l'altro credo che una... questo è uno dei classici cosi, allora guardate un po' se una volta sbloccato rimane aperto, via, meno male, un po' di comprensione da parte del gioco. Tiro sui miei stracci e proseguiamo, ragazzi. Mi sfisci taglia. Oh, il Minotauro è per la clave, il Minotauro è il vero gladiatore così di Grimrock. Tra l'altro, scusate, ma ha droppato un cazzo. Una cotoletta di cose, una platessa. Una fila di bastoncini, le costo da fumo di bastoncini, qualcosa così, no, niente. Niente. Poi il buio certo non aiuta, io mi ho perso tempo. Boh, dai, torniamo via. Tanto, anche se vi dite qualche cazzata, sono cazzate appunto, ma che c'è bella spada. Qui niente, ok. Miss! Vabbè, ma miss! Oh! Scusate, ma... Oh, backstab, cioè backstab, backbone più che altro. Allora, ah, il fratello dell'altro, cioè. Vediamo. Allora, dov'è magari lui il mio coltellino, il mio dardo, niente? Perché alcuni oggetti sono anche consumabili, chiaramente. Poi mi... ma perché sempre missi? Che cazzo è? Un concorso di bellezza. Ah, bravo, fai passi. Sì, fai tutte le dodge del cazzo. Ma ti... non schiaffo ti do adesso. Vicino. Carino, se effetto fumo mi sa che non c'era prima, nel primo. Niente, l'aurora boreale, Jean-Michel Jarre, quelle cose lì, insomma. Vangelis, Brian Eno. Basta cazzare. Allora. Vabbè, ma tu proprio, c'è proprio, siete proprio una famiglia, proprio. Legend of Keyhagan. Quindi la cosa più importante, la seconda cosa più importante per un Sifarin, che non so, sarà l'avventuriero del mare, capitano, è la sua sword, spada. Perché senza di quella non può comandare la sua crew, il suo equipaggio. Thus, questo penso sia l'antica, no? Perché anche in inglese può cercare così, antica. Capito? Quindi questo qua l'ha persa sulla spiaggia, e non solo ha perso la sua spada, ha perso anche il rispetto della sua crew. Vedete, va un attimino come meno male, giustamente bilanciato. Si è capito che devo andare a trovare una spada, devo restituirgli la spada a sto poveraccio. Sembra un po' Scooby-Doo, no? Sapete, quando la vendetta del fantasma vagabondo, quel così. Fantasmi che vogliono qualcosa. Risoluzione delle ombre, meh. Ma ti vogliamo bene lo stesso, almost human. Sì, W, tutto in inglese, al momento, come dice anche la pagina del negozio che ho linkato, dice proprio la tua lingua non è supportata, c'è solo l'inglese. Chiaramente se dai cookie riconosce che... Falcon Skyrim, cos'è? Boh, mangiamo, va. Non si può mangiare, ok, poi vediamo cos'è allora. Tanto mangiati, ecco, bravo. Qualcuno ha fame? Un Kit Kat? Una Tarto Stick? Ok. Il topo lo facciamo mangiare poco, meglio. Il topo voglio che sia così, quello più sacrificabile del gruppo. Andiamo via. Questo, scusate, è buio. Magari perdo qualcosa. No. Ah, è vero! È una serie TV anche, Almost Human.
Nemica io non l'ho ancora vista, me l'hanno suggerita dei miei amici, me l'hanno suggerita, consigliata dei miei amici. Nemica quella che ha problemi esistenziali tipo i vampiri, i licantropi, c'è uno sguardo un po' più... Teletrasporti! Yeah! Io, prima salvo, F5, game saved, buttiamoci. Tartaruga, salve, non volevo... No, scusi, non volevo farmi il vovo con i suoi cuccioli. No, davvero, ci tenevo a farglielo sapere. Però adesso... Vedete, se ci gestiamo uno dei segreti del combat, chiaramente, è gestirsi i vari cooldown, cioè, quando avete visto i tempi di recupero, quando magari, dopo che faccio una mossa, non è più attiva l'icona, magari è meglio se giro, se agisco e faccio qualcos'altro. Poi si sbloccano anche magari frecce, stellette ninja. Dungeon Master c'era, non mi ricordo se c'erano. Grimrock, o comunque, roba varia da tirare. Anche frecce infuocate, credo. Qua c'è qualcosa. Vedete? Dietro questo... Un sacco! Vediamo, un sacco bello. Oh, tre pietre. Le pietre, sì. Va benissimo. Sling. Missile weapon. Che figata la fionda! La fionda, ma che figata. Diamolo subito al topo, ninja, va. Topo ninja, sling, vediamo come funziona. Carino sto fatto. Il sacco poi, tra l'altro, vedete, raga, quando si stipa, classico in Dungeon Master, anche di Grimlock, quando vi si riempie tutto questo, tutti i quadratini, tutte le caselline del vostro inventario base, se avete un sacco potete buttarci dentro tanta roba. Occhio al peso, però. Vedete, nelle stats non c'è tipo il vitality PPP. Vabbè, comunque sia, c'è un valore che dice quanto peso potete portare. Comincia sennò a debilitarsi maggiormente il personaggio. Tu, vabbè, questa da lei la leva. O se no al mago, magari quando c'è il cooldown, così. Andiamo, no. I sassolini ce l'ha lei, no? Sassolini. Cazzo ho messo i sassolini. Per sassolini. Messi per terra. Vabbè. No ammo, c'hai ragione, manca i sassi, ho perso come deficiente. Tasca, come le chiavi, l'iPhone. Ah, è being human? È vero, forse è being human. Come dice Isca, correggendomi sulla serie TV. Non l'ho vista ancora. Ma è interessante sta serie, ragazzi. Allora, intanto qua, questo teletrasporto mi ha condotto qua. Vediamo. Wind Gate Terminus, vedete, se voglio, io guardo la mappa. Oh, è diversa dal primo, mi sa. Ah, è carino, sapete cosa? Che simula un po' la mappa fatta a mano, come che tu vuoi, ti metti, guarda. Qua ho trovato del Vov di Ruga. Vedete, hai creato una nota. Poi c'è anche nell'uno molto carino, che uno si mette i suoi appunti, se no voglia di sprecare carta. Perché, come dicevo, il PDF è stampabile negli extra per farsi proprio griffato da Grimrock. Si può fare comunque, tra virgolette, qualcosina simile cartaceo, non ricordo. Questo cos'è? Punto di domanda, cosa vuol dire? Boh, non me lo ricordo. Questa è la bussola. La direzione in cui guardo, è vero, la direzione in cui guardo. Boh, questo è per switchare i piani. Chiedo loro, ragazzi, che si è fatto anche a piani anche il 2. Boh, recupero un po' di chat. Ah, l'ha interrotta Esca Almost Human. Ciao Lavabel, benvenuto. Eh beh sì, Ale Miracle 84 dice che gli ricorda un Daggerfall evoluto e migliorato. Beh, è Daggerfall, sì. Un po' quel calderone lì. No, non ho provato Tony Calcagna, Final Fantasy 13 per PC. Davvero, schiacci ESC, madonna che programmazione a cazzo. Eppure Giappo con Capcom la scorsa generazione aveva lavorato benissimo. Con l'MT Framework, cazzarola. Aveva lavorato bene, ha lavorato.
Elgut, ragazzi, vi segnala anche voi che state guardando da altre parti, vedete in differita, che domani, quindi domani quando sarà la differita anche va bene, ci sarà da domani il coso, il primo payday gratis su Steam. Se vi interessa, scaricatelo. Arrivo subito, ragazzi, un secondo. Scusate, eh. Quando scappa scappa, è colpa di Sant'Anna. Salutiamo lo sponsor occulto. Salve Sant'Anna, mica, mi sa che prima o poi finiamo nei guai legali per sta cazzo di gag. Andiamo avanti. Ok. Oh, finalmente un attimo. Meno con la presce. Dicevamo, qua osserviamo, cazzo, il buio non aiuta. Ah, vabbè, ma qua si tira un sassolino. Ah, eccoli due cazzi, non i sassi, bravo, c'è un'altra mano. Tira. Ok, però. Scusami, eh. Eccolo qua, messo. Anche questo è un classico di questo genere di giochi. Wow. Ornate Key. Vedete, fatta la pipì, mi sono un attimino. Healing Potion. Tiriamola qui, magari serve. Dagger. Beh, diamola la giuleanza. Dai, te tiro l'osso. L'uomo porta i pantaloni al dagger. LOL e Darkares. Mazza, mi sento un professore. Sai che poi lo volevo insegnare, no? Mi è venuto uno schizzo una volta. Da 2 giorni, dove fai il professore e poi basta. Andiamo avanti. Quindi io, forte di queste nuove conquiste, tornerei indietro. Vediamo cosa succede. Io secondo me non c'ho una risposta ancora. Ah beh, sì, qua la chi, sì, scusate. Però stavo pensando alla spada di quel povero Capitan Findus. Intanto salvo. Vediamo un po'. Come miss? Mi si taglia? Oh! Minchia, quest'altro, mi stavo auto-applaudendo, aspettate. Vediamo. Cazzo! Non c'ho più cosa, la fionda. La fionda non c'ha più munizioni. Ammo, ammo, please. Lei sta morendo, eh? E anche in prima fila, bisogna considerare quello, ragazzi, anche se... Stronzo, sei scappato! Sapete che questa... Stronzo, sei rapace! Stronzo, t'ho fatto il culo. Scusate se ho detto sei. Scusate le parolacce, sei. Allora. Mangia, cara. T'ho cucinato là così la bistecchina della Findus. È food, però ce l'hai. Hai bisogno di questa, toh. Ciao Peppaman! Lolle, i paragoni! Ciao Fra, benvenuto! Stavo paragonando l'uomo pesce, ragazzi in chat, a... così, a... uno dei pupazzi di Skylander, di Spyro... Skylander e basta. Lol. Andiamo avanti. Allora, qua ho successo cose. Ok, tu state... Oh! Qua... Oh, qua è della roba, qua. Devo ricaricare così. La centrifuga lancia sassi. Questo? Questo è sempre pezzi di barche. Uno scrigno. No, che cazzo tiri su? Oh. Oh, tiralo in così. Spaccalo contro un muro. Non lo puoi aprire, eh? Ma che siamo scemi? Se lo deve portare il Minotauro, poverino. Sì, Ale, ero stato in esclusiva da BioWare, mi chiedi di Dragon Age, ero stato in esclusiva, così, ho stato il primo a provarlo, così, fra i Pokémon mondo,
a inizio agosto, prima della Gamescom. Poi credo che l'abbiamo fatto fare uguale alla Gamescom, però. E ha messo un provato. Quello è tutto quello che so e quello che ho da dire al momento. Non ho più avuto l'occasione. Però no, sapete che mi ha convinto, perché insomma. Dicevo, ah cazzo, non è The Witcher, bla 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 bla, invece. Ah cazzo, qua addirittura si fa così, sul sofisticato. Vabbè, tu mi piglia tutto, frate. Questa magari aspetta, eh. Opla. Un altro scroll. Shovel! Una bella pala per scavare. Buttala sta cosa. Che sennò il Minotauro, giustamente. Questo cos'è? Poison Cloud. Third Spell. Perché ci sono gli spell, siccome anche nel primo, hanno delle classi. Uno si può specializzare, no? Dopo lo proviamo. Intanto mettiamo la mago, anche se non è. L'importante è sapere cosa fare. Note. Ah. Allora, Hoak cos'era, ragazzi? Hadelon Hoak. Hoak era mica tipo Howl, tipo gufo? No, non c'entra un cazzo. Hadelon Hoak in the shadows of the blue light I buried. Cioè, lui in questo coso solitario, Hoak, nelle ombre della luce blu, l'ho seppellito. La luce blu mi viene in mente subito il coso, ragazzi. Il cristallo di salvataggio. Questi sono i capelli un po' così. Sono capelli, poi li indaghiamo. Sì, ci sarà la Gameswick, ragazzi. Ah, grandissimo Ergut che ci subito mi aiuta e dice: oh, che è un albero. Ok, grazie, scusate. Sì, Dark Ares è un bel sapore fra il primo e il secondo. A me ha stupito. Poi a me piacciono molto gli action game. E nel senso, da partito di action ho detto: cazzo, ma sta roba si gioca anche. Cioè, non è, sai, un classico titolo che, avendo commissioni di più generi, gli dici, vabbè, è come RPG, non fa un po' cagare, come action fa un po' cagare, perché è un action RPG, lo devi giudicare nel frattempo. Cioè, così come invece è carino, anche come action in sé, così, cioè, è giocabile. Quercia, all gamer. Quercia, grazie ragazzi, vi sembra una quercia questa? Blue light. Grazie ragazzi dell'aiuto, è bello sto coso, sto, come si dice, sto long play, è interattivo. Grazie ragazzi, senza di voi, come farei? Adesso Google, però. Intanto questa è la spada. Vediamo, va. Diamola a Leva, che lei se ne guadagnata. Tutti i ritorni con cosciotto. Sì. Allora, potrebbe essere questa la quercia. Ci proviamo, ragazzi. Ok. Scava. Scava. Cos'è sta cosa? Ok, healing potion, se cos'è, sono ingredienti, anche questo allora. Sì. Perché c'è anche, come ci dice, il crafting, l'alchimia, vabbè così. Per fare cose. Spiace non sviscerarvelo così, ma insomma. Menzom. Caro, tu volevi questa, no? Hai trovato a fottere. E questa è la tua? Sì, cazzo, l'ho appena promesso a lei. Come ti chiami, cara, di nome? Shadow? E tu? Murrag! E tu? Fang! E tu? Astaroth! Vabbè, cazzi di nomi. Allora, io non sono convinto per il fatto della quercia. Perché così mi sembra. Si scende! Sapete che faccio? Me ne torno a salvare. Arrivo, ragazzi, a recuperare un po' di chat. Torniamo a salvare. Di qua era. Opla. Qua c'è anche l'Enigma X che. No, non è di qua. Intanto qua qualcosa. No, cliccando niente. Non di qua si va. Ecco, spegni la candela. Di qua forse da destra allora. Sì. Qua c'erano le gambe X. Io ho sempre l'impressione di aver scoperto qualcosa. Ah, eccolo qua, vedete. Vediamo. Qua al momento in prima fase qualsiasi cosa è preziosa. Non è che si può sprecare. Ma dopo stare lì così mi ripristino i personaggini. E soprattutto vedo se è l'ombra della luce blu. Adesso recupero la chat che magari ragazzi mi state suggerendo la grande. Benissimo, la mia shovel. A me quando penso alla shovel penso alla pala del coso, del Solid Team Fortress 2. Beh. Non dico l'ho buttata. Aspetta. Ah, eccola.
Show. Prova a usarla così. Ah, ok, andava fatto così. Allora, se all'ombra è questo lato qua. Come Candy here? Candy here? Candy here? Recupero un attimo. Chattina. Allora. Ciao Arena Visole, scusami. Sì, anch'io sono abbastanza excited, comunque si sta parlando di Dragon Age Inquisition. Vediamo come viene. Quello che ho provato ho detto, cazzo, intrigante. Sono contento di come sta venendo su. Sì, grazie Iska, se andate a provare adesso, magari adesso vi provo bene con i controlli. Il tentativo. Sì, Gina andava fatto così, infatti, andava messa, equipata. Sì, ha macro aree, Asco. Inquisition ha delle macro aree grosse. Yep, come ti correggono anche gli altri, ti specificano. Sì. Ah, e sei così, macro aree liberamente esplorabili. E quello che ho provato io, due livelli, cioè ho provato ancora di multiplayer, cioè lì tutto quello che so, che avevo visto, era che insomma c'era roba da fare. Erano densi abbastanza, e potevi anche perderti e tratti. Allora, poi facciamo fare un attimo muscoloso qua. No? Non è che bisogna aspettare che lo stronzo. Sai cosa faccio io, ragazzi? Faccio la gran cazzata. Rest. R. Dormo. Zzz. È vero, Darkare. Se i Fingromini si è fatti bene, se no sono una palla a cazzo. Non è giorno, io ci speravo. Ok, adesso magari che è accesa. Candig. Candig. Magari è un altro cristallo contro la piovanti, raga, perché tutti i lati li ho fatti. Volete che vada avanti? Perché qua, raga, i lati li ho fatti. Tasto destro effettivamente il controllo, come dicevate voi anche. No! Vai qua, che rivoglio. Boh, mettiti qualcos'altro. Diciamo, andiamo avanti, perché qua io, boh, tentativo qua, mi sa che, boh, non ho più da fare, cioè. Oppla, vedi, Candy. O magari è un po' poetico, intende qualcosa relativo alla barca, che bestia per il cazzo, che si chiama blu qualcosa. All'ombra, Iska, ok, hai ragione anche tu. No, all'ombra, sì, certo, che magari, sai, sul cucuzzolo. Grazie che mi hai fatto tornare lì. Grazie. Found nothing. Vaffanculo. Bello però, vedi, siamo sbloccati. Come miss? Sei scemo. Digging. Found nothing. Questo è cazzo, è incliccabile. E sta roba? Dai che forse diventa giorno. Però sta costruendo mica tipo un tragitto. Sono altri alberi lì vicino, grazie, riflettiamo un attimo. Allora, praticamente non poteva farlo contro la facciata dell'albero. Wow, è sta roba? Interessante. Oh, ragazzi, scusate, è diventato Minecraft. Sta cosa è nuova comunque. Ah, si può anche interrompere, se avete visto. Scavo, scavo, ok. Digging. Digging the Grave, no? La canzone di Pietro Moro, bellissima. Dell'ultimo album che mi è veramente piaciuto. Ah, qua non puoi scavare, ad esempio. Mi ha detto sabbia. Cazzo, è, scavi sulla cosa, non scavi sulla sabbia, ma sei scemo. Ma hai fatto i castelli di sabbia da bambino. Vabbè. Muro, niente, immaginavo, però sapete, uno prova. È con la sperimentazione che uno impara. Mica la marmotta incazzata, veramente. Dice Elgut.
Ok, dicevamo, allora, lì la cosa diceva, all'ombra, ok, qua non si può fare, ah, scavo proprio qua, no? Io non ce l'ho la cosa, era una nota, non una nota, mi sa che era proprio appoggiata altrove. Ok, a The Lone Hawk. Quindi ragazzi, come interpretate? Ecco la nota originale. Hawk, come diceva anche Old Gamer, qualcun altro che mi ha suggerito, è la quercia. Nell'ombra della luce blu, che sembra questa. Cazzo. Scava qua? No, non puoi. Non puoi. No, no. Scava, ho già fatto, però magari sei cambiato direzione. Vedo solo. Ciao, my lag. È intelligente anche questa osservazione. Proviamo a dormire allora, che magari cambia l'ombra. Ciao Dave. Oh, grande Dave, il tentacolo viola. Ok, grazie degli aiuti. Quercia solitaria. Oh, figata. Quindi così, ragazzi? Ok, avete ragione, dai, facciamoci un giro anche, andiamo avanti, che possiamo anche andare. Questa forse? Non è una quercia, sicuramente. E infatti. E tu? Vuoi scavare tu? No, tu non puoi. Tu vuoi questa? No, ho già provato con te, scusa. Sapete che è quasi quasi un po' così, sapete, quando torni sui tuoi passi in Dark Souls, che sei un attimino più cosciente. Questa roba. Tornerei a menare così le tartarughe ninja sulla spiaggia. Così stronze. Non sono più saputo. Tra l'altro devo provare la cosa velenosa qua di terra. Sapore di mare. Andiamo avanti. Ah ah! E qui? Tanto ormai scavo dappertutto. C'è un cazzo. C'è un cazzo. C'è un cazzo. Tanto vediamo che progressi ha fatto l'automappa, va. Opla. Questo cos'è? Il blu cosa potrebbe essere? Sommiamo. Ah, questo è che sta il salvataggio. Qui ci ho messo la nota. Qua ho trovato del Vov di tartarughe. Sopraccigliette innocenti. Questo è un pe... Ah, ci fa anche cazzo come è tagliato. Questo è il mare. Oh, secondo me questo è il mare. Quello qua, dove c'ho il rifugiatore adesso. Il signor Wilson. Can't dig here. Ho capito, ma... Can't touch this. Vediamo. Facciamo un getto in mare. Rumore di Sant'Anna. Magari sapete, oh. Finalmente lo so. Tanto qua non era così. Niente, volevo dare una manata a queste cose. Opla. La luce notturna anche. Oh, aspettate un attimo. Cazzo, perché sembrava già, sapete, avviata sta cosa. Però. Niente, fa un nothing. Torniamo dai dove si andava avanti, ragazzi. Mi sembra inutile, credo. Poi magari troviamo finalmente qualcosa di significativo lì. Andiamo, andiamo. Senti i rumoracci? No, non compare, ma è lag. E questo mi sembra interessante come discorso. A me piace così, senza barra di energia. Mi chiede se quando combatto c'è la barra di energia o no. My lag. My lag page, dopo my fast page. Così, per farci i nemici anche fast. Ciao! Ciao Gabriele! Gabriele ha cabulone poligonale. È stato quasi un acquirente di PlayStation 4, poi ci ho ripensato questo ragazzo, Gabriele. Andiamo avanti, raga, dai. Sono... Dimmi! Dimmi, Alessandro.
Ho provato la poison, cazzi. Come Fizzle, che cazzo hai fatto? Classico ombrio. Mazza, ma come incazzata, oh. Ma come carica, pazzesco, sembra veramente Gamera, sembra. Quello è tutto anni 50, giapponesi, Vediamo così. Fizzle, cazzo vuol dire? A vuoto? Sprecato? Allora ho sbagliato a leggere l'incantesimo, scusate. Earth Magic, stats. Skill, sono quasi di livello, intanto recupero un po' di chat. Ciao Tirello! Dietro l'albero. Quindi così. Così? Hai ragione anche tu, sai? Proviamo. Non può? Grazie ad Ale che mi ha aiutato. Ale Miracle, grazie. Molto liscio, Xa, grande. Sto anche streamando 1080p, che di solito su PC non lo faccio. Robetta, Healing Potion. Poi a un certo punto si impara anche a farle. Amazon's Robe. Vediamo un po', Amazon's Robe. Oh, lui ha livellato intanto il pole. Sì, scusate, il pole è il pole. Protection, Vitality, Weight. Diamola ai ragazzi che stanno davanti, dai. Tu ragazza che limoni sola, tieni questa qua, va. Tu che sei donna, tu che sei sulle retrovie invece, capo. Toh, mettiti questa. Opla. Abbiamo livellato tutti? Sì. Vediamo un po' come livellare, capo. Stats. Skills. Possiamo scegliere. Alchemy, Accuracy, Critical. No, grande tu, Ale, cazzo, mi hai aiutato. È l'unico punto senza buco. Grazie comunque. Allora, qua boh, dai, facciamo la forza, dai. Dodge, così può schivare a volte. Sell weapons, throwing. Athletics, via. Vedi quanti parametri. Ok. Minotauro non c'è, cazzo duro. Heavy weapons, dai. Ah, scusate, devo accettare anche. Ok. Lui che è alchemist. Vabbè, alchemy, mettiamolo così. Tanto, raga, cioè nel senso, una giocata così. Prima io me lo iniziava, cazzi miei. Prima abbiamo trovato quella cosa lì, abbiamo trovato una pozioncina e abbiamo trovato quella vestaglia lì per la donna, che non devi chiedere mai. Avrete adesso Health Magic e finalmente posso sparare sta cosa. Perché ci vuole, e non ce l'ho ancora, cioè vedete la cosa carina? Che ho il punto di domanda col mago, come vi spiegavo prima. Magari appunto smanaccio a random su una cosa che non ho ancora scoperto, se va con successo poi diventa un simbolo vero, questo è un punto di domanda. Ok, però chiaramente sprechi mana o sprechi cose. Per la contentezza salvo. Intanto questo riapriamo. Nonna, paura della nonna, c'è un cazzo dentro. Non posso usarlo? Ah ok, sono andato infatti. Andiamo avanti adesso, raga. Contenti perché abbiamo quella soddisfazione, sai, di avere spazzolato tutte le possibilità che avevi e poi andare avanti sereno, no? Così si completano i giochi quando di gusto. Quando ci si riesce, poi anche, per carità, non è che... Tata, Grimlock è tornato. Minchia. Ecco le torce che mi chiedevate, ragazzi. Vedete, se io faccio così... Giusto per... Vedete differenza? Vediamo un po'. Sì, dai, qualcosa c'è, vedete, sì, dai. Io salvo comunque. Quick salvo. Charlton Heston, bellissimo Isca, è vero che dice che il mago è Charlton Heston. Ma cazzo, i 10 comandamenti. Questo è proprio più classico che classico non si può. Anche lei, cazzo, una bellezza un po' così, un po' anni 50, 60. Minotauro questo è un po' fumettoso invece. Adesso la proviamo, mi chiedono una magia nuova, quella di terra velenosa. Adesso la proviamo. Chiudi. Halls of the Dead. Aspettiamo un attimo.
giro così di perlustrazione. Questo è Grimrock. Wow. Bello, bentornato. Oh, fisichina un po' più, sbarazzina. Un altro scroll. Opla. Cosa ho preso? Healing potion. Dai, la mazza. Sì, la mazza. La pala penso che non serva per un po' adesso. Allora, scroll of shock. Air magic. Chiaramente non l'ho sviluppata. Cazzo, lo shock è più interessante. Ciao, Pony Mannaro, benvenuto. Grazie, Matrix. Dici che non ti va di mai live. Grazie. Però vabbè, adesso facciamo anche le repliche volendo, quindi nel senso ti devi stare proprio a... Ah cazzo, è una bella idea, Gino, mi dice potevo provare la spada della tua statua. Però temo che... qualcosina qua? Mazzo di chiavi, lockpicks, addirittura così proprio, ce ne hai a ammazzi. Benissimo, diamo a coso, certo Neston? Mosè? Questo è Grimrock, bello, bello, so che ho giocato 50 volte, però sono contento nel mio giocone che è tornato. Due torches meglio che one. Ragazzi, siamo pronti per i morti? Proviamo. Non c'è un lì. Zombie! Zombie! Non c'è una mummia? Non c'erano nel primo. C'ho paura di queste cose io. Vedi? Learn Astaroth. Cioè, certo Neston, learn a new spell. Cioè quello del veleno che non ha fatto un cazzo sta cosa. Anche perché è morto. Però... E vabbè, comincio a missarti, figlio mio. Dai, gira all'angolo. Merda, merda. Scusate, brucio le bende. 30 non gli ho fatto un cazzo, rosso? Cosa vuol dire? Merda. Scusate. Questo... Fizzle, perché non gli ho attributi, vedete? Spara a vuoto. E io cosa faccio adesso? Ah, c'ho un coso, un dardo ancora. Miss! Tutti miss, cazzo, qua. Un concorso, non è un gioco. Sapete che però non interpreto il numero rosso? Forse è critico allora? Vabbè, tiriamo su. Dai, guardate l'old school, guardate che bello. E poi veramente, scusate, magari non conoscete il primo. Poi come costruzione dei livelli, poi raga, gli enigmi. Si reinventa, era totale il primo, cioè veramente gran gioco. Sono curioso infatti di vedere cosa sono inventate adesso. Perché le soluzioni del design, di cose, cioè, cazzo. Pistola. Cazzo, è proprio, come dire, pirata. Piratua. Vediamo un altro scemo qua. Pellets. Charlton, renditi utile. Tanto non sanno un cazzo a queste cose. Allora, fai... forcina. Opla. E quelle cose azzurre così? Salvo. Il guardia di porta, il mastro di chiavi. Ciao Ergut, ciao. Gli stivali a Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Li diamo al mio amico. Così. Mazza, scusate ragazzi, guardate qua. Non so se vedete il mouse a schermo, se lo vedete. Cioè, a colpo d'occhio, quando apro, guardate un po', apro la scheda del coso, del Minotauro. Sembra, sì, la pelosità intima, sembra. Ah, c'ha fame, povero Cicci. Allora, mangiati un po' di tartaruga, dai. La mia bellona, il topo, certo Nesto, certo Nesto sta bene, certo Nesto è saggio, non c'è bisogno di mangiare. Bello, cazzo, ma che bello, minchia, mi farei tutta la notte... Vorrei la notte di 50 ore e dopo staccare e continuare... Andiamo? Ok. Magari a tempo? No, che a volte a tempo, sapete. Qua? Qua niente, sono i classici tombini. Vabbè, tanto non è ancora necessario passare di qua. Ah! Non è a tempo?
Vabbè, poi vediamo, non è ancora qua, non sono ancora al limite. Poi è molto bello il ranging, guardate che bello. Cioè non è che sia qualcosa di straordinario, è tutto statico così, però cazzo se rende l'idea. Eh? Basta, qua era. Per chi se lo fosse perso, House of the Dead. Niente, di qua è necessario allora, mappina. Eh sì, credo di aver già esplorato tutto. È vero, Aistir, è che voglio evitare, sinceramente, voglio evitare i tempi morti, soprattutto per la live, dai. Per quello. Io di mio magari salverei, comunque lo userei, ma di meno. La foglia di fico, ne? Matrix mi chiede cos'è Grimrock. Ho fatto una bella presentazione, cioè una bella, l'ho spiegato all'inizio, eh. E com'è questo, eh? È un dungeon crawler old school, cioè sei in un dungeon. Vedi, ti muovi in casella. Cioè, devi gestire un party. Questi quattro signorini qua. Tanto mi chiedo perché non me l'abbia fatta creare comunque. Boh. Vabbè. Forse perché ha tolto i miei salvataggi. Ma non lo so. Vabbè. By the way. E niente. È così. Cioè, questo è. Come lo vedi tu? È un po' anche come Dark Souls. Un gioco che non ti parla. È un gioco che conosci con l'esperienza di gioco. Ci sono puzzle, ci sono combattimenti, devi far crescere le statistiche, devi far dormire. Vediamo un po', va. Ad esempio, ora le faccio dormire, via. È così. Sì, è vero, Iska, sono belli. Loro sono bravi. Poi, appunto, come dicevo in apertura, è un team, era almeno ai tempi del primo Grimrock, un team di 4 persone svedese, formato nel 2011 e un anno dopo sono usciti con un gioco completo come Grimrock, che mi hanno detto 30 ore, e con un engine proprietario. Minchia. Professionali, bravi. By the way, allora, qua la cassa potrebbe sempre servire, la cassa da morto. Proviamola. Oh my fucking god! Come vorrei avere il fulmine. Bello però, cazzo. Merda, a lui ha lasciato il coso. Minchia, come. Devo resistere alla tentazione di abusare la pistola. Bello! Le particelle sono belle. Opla. Cazzo è Exhumed? Chi si ricorda Exhumed, ragazzi? Minchia, colpo. Il colpo marameo ha fatto così, come i gatti, no? Dai, te la tiro. Ok. Ah, grazie XK, vedi, scusate, vedete quando sono distratto nel live, che insomma. Quindi, ah, ho dato la spunta, grazie. Questo comunque vuol dire che me lo giocherò. Chiave, Iron Key. È vero, Pony Manaro, l'unico possibile era High of Beholder, ma io sono ancora più vecchio perché in realtà ho giocato un titolo che è uscito prima, Eye of Beholder, comunque l'ho migliorato tantissimo, Dungeon Master, che ho già citato 50 volte. Ero un fanboy di Dungeon Master. Era anche un'esclusiva Atari ST inizialmente. Qua si cominciano l'architettura, le cose. Proviamo il veleno, ma non so se. Perché non sto arretrando perché magari il veleno sarebbe come pozza, non gli fa un cazzo a morti. Vabbè. E almeno si specializzavo nell'aria, così. Miss! Achievement! Apprendista coso! Mago! Oh, me l'ho toccato! No! Miss! Dove va? Brucia! That's good! Guarda come cazzo fare! Siamo un bambino, sembra! Out of energy, vedete? Oh, la tipa mi sta lasciando, non va bene. Merda. Merda. Brava, mi è morta la tipa. Il rumore di morte è uguale. Dai, dai. Poi sapete, la disperazione, magari sei più allo stremo, che magari ci sono morti quasi tutti, tu sei lì che dai l'ultimo colpo, è molto emozionante. Infatti, come ho fatto anche su Twitter, il paragone col Tom Hanks di Castaway.
Questo? Horn of Summoning. Chissà che cazzo summoni con questo. Diamolo alla tipa morta, va. Lui ha qualche problema di fame? Cicci, to, guarda, mangia questo, dai. Buono. Lui? Abbastanza a posto. Charlton Heston è l'uomo che non deve chiedere mai. Recupero un po' di chat. Cerchiato di rosso in che senso? Forse aveva qualcosina che ho appena curato? No, Matrix mi chiede qual è il mio gioco preferito. Non lo so, ce ne sono tanti. Perché alla fine i gusti, a me piace, che cazzo ne so, è l'azione, e mi piace un po' l'avventura, c'è un po' lo sparatutto, cioè. Però, allora, dicevo che Dungeon Master è uno dei giochi della storia che ho giocato io, a cui darei 10-10. Altri a cui darei 10-10 sono Street Fighter 2. Minchia quanto ci ho giocato, ma proprio. Poi, avevano detto Shenmue 2, Half-Life 1. E sapete che forse al primo Mafia darei? No, sì, anche al primo Mafia, che bello cazzo, il primo Mafia. 10-10, belli. E poi sono tipo qualcosa, Doom, il primo. E altra roba che adesso non mi viene in mente. Però sono pochi, quindi dicevo, cazzo, gioco perfetto e tutto. Spartiacque e tutto. The Sims Castaway. Grande fra. Ragazzi, a proposito così, io faccio un'altra cazzata social, via. Mi avevo preparato quest'altra cazzata. Perché è un fatto anche dell'old school, no? Dicevo che. Praticamente, volendo, c'è il fatto della mappa. Però lui, in onore dell'old school, Almost Human, vi mette un PDF dentro i file di installazione del gioco, attraverso cui stamparvi una mappa. Cioè, non una mappa, un quadernetto con cui poi voi fate la mappa a mano, come si usava una volta. Se no, c'è l'automap, che è questa qua. Però è carina anche dell'automap, ad esempio, che ne so, mi scrivo una nota. È come simula anche un po' l'esperienza del cartaceo. Qui mi è morta la guerriera che non deve chiedere. By the way, dicevo, mo sempre perché mi piace movimentare un po' l'hashtag longplay nel mio piccolo. Se vi va su Twitter sto postando questa cosa qua. A chi gli va? A chi c'ha un account Twitter? Vada, chiocciolatocrazia. Un attimo, vediamo se sta postando. Sono tornati, che bello, di giorno siamo tornati. Allora, no, 10-10 a Destiny, non esattamente, fra. Neanche Halo per me, eh. Me personalmente nessun Halo è 10-10 per me. Half-Life 1, sì. Oh, roba nuova. Ah, vedete il level design? Se siamo collegati, e qua posso resuscitare la ragazza. Qui resto, se avete anche un Twitter e volete vedere che cazzo ho fatto, seguite Teocrazia, eventualmente, se vi va di condividere questa cosa, questa cazzatina di gag che ho appena condiviso, quella è la mappa appunto in PDF che c'è dentro in installazione, o volendo uno se la stampa e la usa, a quadrettini come una volta. E lì ho spiegato che io purtroppo non sono più il tipo. Alla grande Pony Manaro che mi dice che se un giorno annunceranno Shenmue 3, o ancora meglio una remastered, cazzo, remastered ci vorrebbe perché cazzo è un po' invecchiato, eh. 15 punti di cristallo e ce ne andiamo a ubriacare assieme alla grandissima. Gli ho detti, Tirello, secondo me, Dungeon Master, Mafia 1, Half-Life 1, Street Fighter 2, totalmente. Shenmue 2. Che bello che è di giorno, raga. È tornata anche coscettona. Poi discordo su qualcosa che mi è piaciuto a me, da 10-10. Bello, cazzo. Vi acchiappa, ragazzi, il gioco? Eh sì, Ice. Ma vedi, anche i Souls. Non voglio offendere, fate i talebani, non fatemi i coglioni. I Souls non è che inventino, nel senso, è il recupero di tante belle cose. Poi chiaramente c'hanno il loro merito e tutto, non scherziamo. Però, cazzo, il level design è fatto bene. C'erano giochi della Madonna una volta. Poi purtroppo il mercato
Ha deciso, no, guarda, checkpoint, no, guarda, checkpoint, no, guarda, checkpoint, ah, guarda, set piece, wow, stai cadendo, schiaccia un tasto, salvati all'ultimo. Raus, meno male che si sta tornando un po' a certe cose. Salva, Devil Within è un altro dei giochi che aspetto molto quest'anno, non ho ancora giocato, ma proprio zero, manco ce l'ho. Sto punto, siccome...